La vita oggi è abbastanza pesante e amara per quasi tutte le persone. La mancanza di lavoro, la carenza di sicurezze, la scarsità di beni, l'insufficienza e l'inadeguatezza dei servizi. La delinquenza dilaga e il teppismo è all'ordine del giorno. Il dolore, la sofferenza e la morte segue a rota la guerra, l'odio e l'ingiustizia, e la legalità spesso va a farsi friggere. Diventa naturale allora rinchiudersi in se stessi, pensare solo al proprio giardino, non fidarsi più di nessuno e arrabattarsi nella vita meglio che si può, anche sulle spalle degli altri, e il rischio diventa dubbio e sospetto. È l'atteggiamento del terzo servo del Vangelo di questa domenica, che preferisce nascondere il suo talento sottoterra per sottrarsi alla responsabilità di impiegare la propria vita e farla fruttificare. Sì, perché il talento della parabola è la nostra vita di uomini e donne. Dio è per il rischio e continua a dare doni e talenti a tutti per farli fruttificare e impiegare al meglio. Il non uso di questi doni è più spaventoso del cattivo uso. È il libro dell'Apocalisse che ce lo sottolinea. Io conosco le vostre opere. Voi non siete né freddi né ardenti. Magari foste freddi o ardenti. Invece non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. Nel cuore di ognuno di noi c'è un talento, anzi un centesimo. Spendiamolo al meglio.